Buongiorno a tutti, grazie per la vostra partecipazione. E un particolare ringraziamento al vicario del Vescovo Don Gandolfo, al Presidente e alla Società Economica che qui ci ospita e ai giovani, soprattutto qui presenti. Vi porto i saluti dell'Associazione Convivio del Tigullio che qui rappresento. La nostra associazione nasce circa un anno fa, nasce proprio con l'intento di promuovere eventi, momenti di riflessione che ci aiutino un po' a comprendere l'attualità, le tematiche politiche, sociali che ci circondano. Però è un'associazione che volge il suo sguardo anche al suo passato, alla sua storia, alle sue origini. Da qui l'evento su Dante di oggi. Vi invito a conoscere la nostra associazione e, se avete piacere, ad iscrivervi come amici. Sicuramente col vostro contributo ci arricchiremo di idee e di pensieri nuovi. Ora un saluto da parte dell'amministrazione comunale di Chiavari. Passo la parola alla facente funzioni dottoressa Stani per un saluto. Buon pomeriggio a tutti, grazie a voi per avermi invitato a questa bellissima occasione, veramente piena di giovani, piena di tanta voglia di ricominciare, soprattutto in chiave culturale. Stiamo piano piano riprendendo e più che da sindaco vi parlo da assessore alla cultura, che è quello che finora Claudio Marco Di Capo ha portato avanti. Abbiamo sentito proprio la mancanza di tutto questo, momenti di condivisione, di riflessione, di crescita a livello intellettuale ma anche a livello umano, emotivo, perché insieme con questa condivisione a livello emotivo si cresce di più, si ha un arricchimento veramente profondo. Ed è poi quello che in effetti è mancato con il lungo periodo della didattica a distanza, no? Quindi quel calore, quella complicità, quella condivisione. Quindi il convivio, che dà proprio l'idea della condivisione, mi dà proprio la speranza che si stia ripartendo alla grande. E mai che insieme a Dante, chi meglio di Dante ci può far partire alla grande, soprattutto con degli interventi così autorevoli come quelli che proponete oggi pomeriggio. Quindi a nome mio dell'amministrazione vi ringrazio e vi auguro buon lavoro per questo pomeriggio. Grazie. Don Gandolfo, vicario del Vescovo, prego. Buon pomeriggio a tutti, porto i saluti del nostro Vescovo che oggi non poteva essere presente, anch'io purtroppo tra poco dovrò assentarmi per un impegno legato al mio ministero, però so che se così deve seguire poi sui social la conferenza. Ecco, io applaudo a questa iniziativa del Convivio del Tigullio perché mi sembra che colmi una lacuna. Quest'anno leggevo con interesse iniziative proprio legate al 7° centenario della morte di Dante Alighieri, soprattutto nelle città, nei luoghi dove Dante era esule, dove, come dire, è passato. Ma ormai che a Chiavari, come dire, dove Dante è passato, come dire, Chiavari che è citata nella Divina Commedia, come dire, non c'è un'iniziativa di rilievo su Dante Alighieri. Sarebbe stato, secondo me, davvero una grave onta per la città lasciare passare il 7° centenario senza una iniziativa di rilievo. Quindi credo che dobbiamo essere grati, tutti i giovani e meno giovani, con Dio al Convivio di Tigullio, per aver promosso questa iniziativa, quindi per aver, come dire, ridestato un po' la memoria, ecco, di questo grande letterato del passato che ha dato origine alla nostra lingua. Quindi ecco, grazie ancora, auguro un buon ascolto a tutti. Vi presento ora la professoressa Paola Salmoiraghi,
dirigente scolastico del liceo Marco Nidentino, che sarà moderatore della giornata e quindi vi introdurrà nel mondo dantesco. Sì. Prego, professoressa. Grazie. Grazie a tutti, è un piacere, un onore essere qui ed essere qui in presenza. Per noi che viviamo la scuola tutti i giorni e che abbiamo davvero sofferto la distanza, pur facendo comunque del nostro meglio per ridurla, vi devo dire che è un'emozione molto forte, quindi vi ringrazio anche della partecipazione. Vedere una sala così piena dimostra quello che diceva poco fa il nostro sindaco, che comunque abbiamo proprio bisogno di ritrovarci, e concordo che avremmo perso tanto a non celebrare Dante in una città così straordinaria, ricca di eventi. Allora, Dante, vado subito a dunque, non vi voglio tediare perché i relatori veri sono qui vicino a me. Allora, Dante, come sappiamo, muore nella notte fra il 13 e il 14 settembre del 1321, aveva compiuto da alcuni mesi 56 anni, era nato nel 1265, come ci dice lui stesso, sotto il segno dei gemelli. Muore pochi giorni dopo essere tornato a Ravenna da Venezia, era andato là per un'ambasceria, c'era un contenzioso in corso sul monopolio del sale, e l'ambasceria è davvero infelice, sfortunata, in primis perché ha condotto Dante alla morte, perché ha contratto la malaria nelle paludi di Comacchio, ma anche perché Dante non porta a casa il risultato, non ottiene nulla di concreto. E i motivi sono i seguenti: la forza persuasiva delle sue parole aveva suscitato così tanto timore da non essere ammesso a parlare in Senato. Un altro bavaglio a Dante. Certo, è ammesso a parlare col doge, anche vittima di uno sgradevole episodio, forse siamo più nel mondo dell'aneddotica che della realtà, a tavola lui vengono serviti pesci più piccoli rispetto agli altri, tant'è che Dante prende un pesce, lo mette all'orecchio e gli chiede notizie del padre, al che il doge è incuriosito e gli dice: cosa sta facendo? E lui dice: ma gli chiedo notizie del padre. E dice: ma il pesce cosa gli risponde? Mi dice di chiedere agli altri pesci negli altri piatti, perché sono coetanei di mio papà, quindi grandi e lo possono sapere. Probabilmente, ripeto, nulla è vero, però dà l'idea dello spirito di Dante. Comunque, condannato anche qui a non parlare, il bavaglio. Dante quindi è morto 700 anni fa, però mi permetto di puntualizzare che questa distanza temporale va in parte molto ridimensionata, dal mio punto di vista annullata, perché noi usiamo nella nostra lingua quotidiana, una persona mediamente colta usa circa 2000 parole, forse la stima ottimistica, ci stiamo davvero un po' impoverendo negli ultimi anni, ma facciamo 2000. 1800 parole sono presenti nella Commedia. Dante ha inventato o introdotto stabilmente nel nostro vocabolario, ed ecco il padre della lingua italiana, espressioni che noi usiamo: quisquiglie, star freschi, far tremare le vene ai polsi, e poi la bellissima definizione di Italia come bel paese. Sono passati 700 anni, ma in realtà, vi dicevo, la distanza temporale va molto ridimensionata. A scuola studiamo Dante, lo si studia soprattutto nel triennio delle superiori, per motivi linguistici, per motivi letterari, ma c'è un altro motivo profondo e che voglio condividere con voi. È il forte messaggio etico che Dante trasmette con le sue opere. Uno dei termini, delle occorrenze più importanti è relativa alla parola impegno, impegnarsi, una parola chiave, una parola importante. Quindi un messaggio per i giovani, ed è per questo che dobbiamo continuare a studiare Dante, e per i motivi letterari, linguistici, e per i motivi di carattere morale. Chi non si impegna è un ignavo, non è neanche degno di stare all'inferno, deve stare nell'antinferno. È una riflessione importante. Adesso entriamo nel vivo della nostra conferenza di oggi. Il professor Andano ci parlerà del convivio di Dante, che è anche un omaggio all'associazione che ci ospita, e voglio raccontarvi in sintesi chi è Sergio Audano, anche se lo conoscete tutti. Docente di materie letterarie, latino e greco al liceo Marconi del Pino, è il coordinatore del centro di studi sulla fortuna dell'antico Emanuele Narducci di Sestri Levante. Abilitato alla qualifica di professore ordinario di letteratura latina e di associato di filologia classica, ha al suo attivo la monografia del 2012 Classici, lettori di classici, da Virgilio a Marguerite Yourcenar, e per la collana dei classici greci e latini di Rusconi ricordiamo le recenti edizioni dell'Agricola e della Germania di Tacito. Ha in preparazione un commento al sesto libro dell'Eneide e alle Filippiche di Cicerone.
Per la sua attività scientifica e culturale, a inizio di quest'anno è stato eletto socio corrispondente dell'Accademia Ligure di Scienze di Lettere e membro del Comitato dei Garanti delle Lingue Classiche presso l'Ufficio Scolastico Regionale. Al professor Aldana la parola. Grazie, io ringrazio naturalmente la preside per la sua fin troppo generosa presentazione, ringrazio gli amici dell'Associazione del Convivio per questo invito, per questo appuntamento che segna veramente un risorgimento un po' delle nostre attività culturali e mi piace vederlo nel nome di Dante, nel nome di questa continuità culturale che ci lega a un protagonista essenziale della nostra storia culturale, nel cui segno naturalmente la storia italiana ha avuto una declinazione molto particolare, molto efficace, di cui noi siamo bene o male gli eredi, i continuatori, e credo abbiamo anche il dovere, possibilmente non solo in occasione degli anniversari, di continuare a difendere, a proteggere e a migliorare sempre e comunque. Il tema di questa mia chiacchierata è centrato sul convivio. Ho scelto appositamente questo testo proprio come un omaggio alla nostra associazione per cogliere alcuni punti in comune, per così dire, tra il messaggio che Dante vuole lanciare in questa opera complessa, dottrinaria, come appunto il convivio, e l'obiettivo altrettanto importante che la nostra associazione sul territorio del Tigullio intende perseguire. Innanzitutto, perché proprio il convivio? Quando parliamo di Dante, noi siamo abituati sempre a pensare alla commedia, al suo opus maximum, quindi all'opera che sicuramente sintetizza un pensiero poetico altissimo, etico, morale. Ma Dante, per usare una metafora, è un grande ipertesto, è una pluralità di voci, di parole, di pensiero, che passa anche attraverso le opere che, per così dire, circondano la commedia, ne sono il corollario, ma corollario è parola riduttiva, ne sono parte integrante. Dante non può essere ridotto, virgolette, ovviamente, alla sola commedia. Dante è una grande e significativa apertura di pensiero e di cultura in cui tutto ruota e tutto si integra intorno appunto all'esigenza di verità e di bellezza. Il convivio quindi, come possono essere altre opere che noi conosciamo, come il De vulgare eloquentia, il De monarchia, soprattutto la Vita nova, sono collegate strettamente alla commedia, sono una sorta di ulteriore riflessione che spesso anzi ci permette di cogliere e di interpretare al meglio il poema maggiore. Ma convivio, ed adesso entriamo nel vivo di questo argomento, è appunto uno scritto che Dante inizia a comporre negli anni dell'esilio, nei primi anni dell'esilio, intorno. Le datazioni sono sempre molto incerte perché, come sapete, le notizie certe, sicure su Dante poi non sono tantissime, soprattutto anche nella ultima fase della sua vita. Come mai Dante sceglie di scrivere un'opera così complessa, articolata, in cui ancora una volta, e questo è un elemento centrale che la accomuna alla commedia, Dante pone al centro se stesso, ovvero il progetto di commentare in chiave
più aperta alcune sue canzoni. Ora, canzone naturalmente rimanda alla produzione poetica, il commento rimanda all'altra grande sponda di Dante, che solitamente viene un po' messa ai margini, cioè quella dell'essere un filosofo, un pensatore. Dante, come Leopardi, pensiero e poesia sono intimamente legati e sono in una tensione dialettica costante che non va mai scissa in una sorta di differenza, così magari un po' solamente estetica, solamente per il gusto del bello. La poesia è il pensiero, e il pensiero diventa a sua volta voce poetica, in un insieme che appunto ha come fine, come dicevo prima, verità, la verità del pensiero, e la bellezza della poesia. Dante quindi pone se stesso come oggetto di questa riflessione. Naturalmente noi, già i contemporanei di Dante, basta leggere alcune pagine di Dino Compagni, il cronista fiorentino che ci informa insieme con Giovanni Villani della storia di quel periodo, in particolare della storia di Firenze, ci fa capire che questa autocelebrazione di se stesso era sgradita a tanti contemporanei. Dante era accusato di essere superbo e addirittura, perdonatemi una metafora un po' troppo ardita, quando andò in esilio a Firenze ci fu più di una persona che, virgolette, stappò una bottiglia dalla gioia, perché Dante aveva molti nemici e molti nemici se li era procurati anche notoriamente col suo carattere non certo facile e non certo, diciamo così, ben disposto verso, intollerante di più delle volte, verso l'insipienza degli altri. Ma Dante però si pone degli obiettivi molto al di là, ripeto, della vicenda biografica. Dante non pone se stesso per un gusto semplicemente autoelogiativo, come del resto nessun grande poeta, nessun grande scrittore che parla di sé utilizza il proprio io solo come riflessione solipsistica del proprio narcisismo. Questo lo lasciamo ai mediocri che abbondano ovunque, ma al contrario pone la sua esperienza intellettuale e umana come un esempio per tutti gli uomini, superando la barriera del tempo e dello spazio. Quindi il messaggio che Dante pone è un messaggio che arriva fino a noi e andrà anche oltre la nostra esperienza. Allora, Dante si pone una serie di riflessioni che sono di grande attualità. Innanzitutto, il sapere, la conoscenza, è un privilegio per pochi o è, al contrario, un'occasione, un'opportunità, vogliamo anche dire un dovere per molti, se non per tutti? E come si può condividere il sapere, la conoscenza? Ora, noi tutti siamo reduci da un'esperienza come quella che stiamo vivendo, in cui avvertiamo molto forte la contrapposizione tra chi possiede un sapere, pensate il sapere medico in questi casi, e la difficoltà che si ha spesso di condividerlo con chi medico non lo è, e magari suppone, o meglio ancora presuppone, di avere lo stesso tipo di informazione di chi, al contrario, appunto, medico lo è davvero. Oggi ci troviamo nella grande difficoltà di gestire le informazioni e soprattutto di renderle, per così dire, autenticamente vere e costruire un sapere condiviso su presupposti realmente scientifici.
Ora, il mondo di Dante è un mondo profondamente diverso dal nostro, questo è quasi banale dirlo, però attenzione, i problemi c'erano già allora. Ricordiamoci che al tempo di Dante erano ormai già sviluppate le grandi università, Bologna, con la sua antica tradizione, Padova, Parigi, la Sorbona, dove qualcuno ritiene che Dante sia anche andato, ma è forse anche qui siamo più nell'aneddotica che nella realtà. Il sapere comincia a partire già dalla fine del secolo XII e a maggior ragione nel XIII a passare attraverso i saperi che potremmo definire universitari, i quali cominciano a diventare non solo gli unici detentori di quel sapere, ma cominciano anche a creare quelle che sono delle professioni già determinate, per le quali quindi notai, farmacisti, figure, diremmo noi oggi, di una borghesia intellettuale, culturale, che comincia gradualmente a staccarsi da quella visione del sapere universale, di conoscenza globale, che era tipica del Medioevo, particolare di quella somma di discipline che era tipica della formazione dell'uomo medievale. L'uomo medievale non conosceva, come siamo abituati noi, la divisione così netta per materie, uso un termine scolastico, ma al contrario, il sapere era visto come una grande e unica opportunità, una somma di conoscenza. E allora chi si impadronisce della conoscenza spesso cosa utilizza? Utilizza la lingua come strumento per creare delle barriere. Qual è questa barriera? Il latino. Allora Dante, nel tentativo di superare questa barriera che impedisce di tornare a questo sapere unitario, a questa conoscenza globale, e tiene lontani dal sapere molti uomini che al contrario sarebbero anche desiderosi di, e qui entriamo nel vivo di questa metafora del convivio, di cibarsi di questo cibo, utilizza lo strumento del volgare. Ecco perché il convivio, come Dante ribadisce, è scritto volutamente in volgare, proprio allo scopo di favorire, e qui cominciamo a mettere già una prima parola chiave di questa nostra chiacchierata, la condivisione del sapere. Una condivisione che passa naturalmente attraverso incontri come possono essere quello di oggi, in cui noi ci cibiamo dello stesso pane. Ora, questa metafora del sapere come grande banchetto, della conoscenza come il pane che deve essere masticato, digerito, assimilato, perché diventi nostro sangue, nostro corpo, nostra realtà, è in realtà ha una tradizione alle sue spalle molto antica, sia in ambito classico, sia in ambito biblico-evangelico. Dante si richiama entrambi questi filoni. Per gli antichi greci, ad esempio, contava il simposio, il bere insieme. Ma attenzione, convivio è un termine che è stato molto analizzato anche già in età antica. Cosa vuol dire convivio? Convivio vuol dire condividere la vita. Vita, anzi Cicerone annota, vita et victus, giocando sull'assonanza, sulla somiglianza tra queste due parole, vita e victus, il vitto, il cibo. E quindi cosa presuppone questo? Ce lo dice lo stesso Cicerone. Presuppone tra chi partecipa a questi banchetti, quindi se la prima parola chiave è la condivisione, la seconda parola
è l'amicizia. In che senso amicizia? L'amicizia nel senso più alto e più nobile del termine, cioè anche in questo caso propendere insieme verso uno stesso oggetto, che in questo caso è il sapere. E a monte di tutto questo c'è Aristotele. Aristotele che nel Medioevo era il maestro di coloro che sanno, per usare proprio le parole di Dante. Era il sistematore del sapere, il quale Aristotele cosa aveva detto? Che l'uomo e gli animali si distinguono soprattutto per un aspetto. L'animale naturalmente è dedito esclusivamente a saziare i propri istinti di sopravvivenza, ma l'uomo, proprio perché è nella logica naturalmente aristotelica, oggi naturalmente abbiamo un pensiero più articolato e più complesso, ma Aristotele, che non a caso questa idea viene ripresa dal pensiero cristiano per le ragioni che potete ben comprendere, ma Aristotele che pone l'uomo al vertice della catena, diciamo universale, l'uomo è caratterizzato perennemente dal desiderio di conoscenza. È parte integrante dell'essere umano il desiderio di sapere. È una fame continua che l'uomo deve avere e che appunto deve essere soddisfatta. Quindi Dante si richiama nel convivio a tutta questa grande tradizione in cui, ripeto, c'è questa parte classica, c'è la parte cristiana, la Bibbia è piena di metafore in cui in particolare nel libro della Sapienza dell'Antico Testamento la Sapienza è il cibo, è il pane che Dio dà agli uomini per nutrirsi. La Bibbia poi naturalmente ci porta episodi concreti, non a caso parleremo adesso di pane, Dante usa la metafora del pane degli angeli, che nasce concretamente come la manna che Dio manda agli ebrei perché arrivino alla terra promessa, ma per metafora, anzi per allegoria, e poi spiegherò bene il perché, questo pane che nutre gli uomini diventa il pane di quella sapienza perfetta, quindi filosofico e teologica, di cui l'uomo ha estremamente bisogno. E adesso do la parola alla bravissima Valentina, la nostra lettrice, che leggerà appunto questo passo del convivio in cui queste riflessioni che ho fatto sono sintetizzate in maniera ineccepibile. Intanto io presento Valentina Badaracco, è un'attrice diplomata presso la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova. Il suo percorso formativo è poi proseguito verso l'America e ha studiato all'Actor Studio di Los Angeles. Dopo essere tornata in Italia si è avvicinata all'ambito del teatro di cura, il teatro sociale, diplomandosi come operatrice pedagogico-teatrale. Ciò che la appare lavorare come attrice in teatro, ma ama anche fortemente condurre laboratori teatrali rivolti ai ragazzi delle scuole. Vi leggo una frase che ha scritto Valentina che mi piace moltissimo. Le piace lavorare in teatro con i ragazzi perché? Perché attraverso il teatro i ragazzi scoprono grandi possibilità e potenzialità, scoprono se stessi e spesso anche gli altri, il gruppo, abbattendo pregiudizi e stereotipi che li costringono nelle loro convinzioni. Molto bella. Manifestamente, dunque, può vedere chi bene considera che pochi rimangono quelli che all'abito da tutti desiderato possano pervenire, e innumerabili quasi sono gli impediti che di questo cibo sempre vivono affamati. Oh, beati quelli pochi che seggiono a quella mensa dove lo pane degli angeli si manuca, e miseri quelli che con le pecore hanno comune cibo.
ma però che ciascun uomo a ciascun uomo naturalmente è amico, e ciascuno amico si duole del difetto di colui che gli ama. Coloro che a così alta mensa sono cibati non senza misericordia, sono in ver di quelli che in bestiale pastura veggiano erba e ghiande sengire mangiando. E a ciò che misericordia è madre di beneficio, sempre liberamente coloro che sanno porgono della loro buona ricchezza a liberi poveri, e sono quasi fonte vivo della cui acqua si refrigera la naturale sete che di sopra è nominata. E io, adunque, che non seggio alla beata mensa, ma fuggito della pastura del vulgo, a piedi di coloro che seggiono, ricolgo di quello che da loro cade, e conosco la misera vita di quelli che dietro m'ho lasciati. Per la dolcezza che io sento in quello che a poco ricolgo, misericordievolmente mosso, non me dimenticando, per le miseri alcuna cosa ho riservata, la quale agli occhi loro già è più tempo dimostrata, e in ciò li ho fatti maggiormente vogliosi. Perché ora, volendo loro apparecchiare, intendo fare un generale convivio di ciò che ho loro mostrato, e di quello pane che mestiere ha così fatta vivanda, senza lo quale da loro non potrebbe essere mangiata. E questo è quello convivio, di quello pane degno, con tanta vivanda qual io intendo in darmo non essere ministrata. E però adesso non s'assetti alcuno male dei suoi organi disposto, però che né denti né lingua né palato né alcun assettatore di vizi, perché lo stomaco suo è pieno d'omori venenosi contrari, sì che mai vivanda non terrebbe. Ma venia qua qualunque è per cura familiare o civile nella umana fame rimaso, e ad una mensa con gli altri simili impediti si assetti, e ai loro piedi si pongano tutti quelli che per pigrizia si sono stati, che non sono degni di più alto sedere, e quelli e questi prendano la mia vivanda col pane, che la farò loro e gustare e patire. Il quale prego tutti che se lo convivio non fosse tanto splendido quanto conviene alla sua grida, che non al mio volere, ma alla mia facoltate imputino ogni difetto, però che la mia voglia di compita e cara libertate è qui seguace. Da queste parole di Dante, di conclusione, un'altra grande parola chiave, importante anche alla luce di quello che si diceva prima: il sapere porta alla libertà, la conoscenza porta a essere appunto liberi dalle catene dell'ignoranza, dalle catene del pregiudizio e anche della presunzione, per poterci portare a obiettivi che sono quelli appunto tipici dell'uomo: sapere, accrescere, superare il proprio limite, ma nello stesso tempo partire dalla consapevolezza del proprio limite. E questo richiede la capacità di leggere la realtà sotto più fronti, e in questo il convivio è molto importante, perché la realtà, dice appunto poi nel secondo dei trattati del convivio, particolare quando propone di leggere la Bibbia sotto vari livelli, ed è una chiave di lettura importante anche per comprendere la stessa commedia. La realtà, naturalmente, il senso letterale dei testi e della realtà, può nascondere un valore ulteriore nascosto, che è quello allegorico. L'allegoria è la traduzione concreta di un'immagine, di un'idea. Ma Dante segue la lezione dei teologi, va oltre e individua nella lettura del testo sacro, ma di ogni testo e per riflesso anche della propria opera, un livello morale che quindi si ripercuote sui comportamenti dell'uomo, sull'etica dei nostri sia singoli comportamenti sia dei comportamenti come gruppo sociale, per arrivare al quarto livello, che è quello anagogico, che sono i grandi principi, le grandi idee che
per usare una definizione della filosofia medievale, toccano gli universali, cioè le riflessioni prime e definitive. Ma questa idea, appunto, questa esortazione a cibarci del pane degli angeli, a condividere questa esperienza, ci porta anche, ha portato Dante a riflettere su questo tema anche nella Commedia. E io vorrei, avviandomi a concludere, soffermarmi su due punti molto significativi della Commedia. Il primo è il proemio del secondo canto del Paradiso, uno dei testi, a mio avviso, più belli della Commedia, purtroppo sacrificato nei repertori antologici, perché qui Dante si rivolge a noi. Si rivolge a noi che leggiamo questo testo, appunto superando la barriera del tempo e rimanendo in quest'ottica, in questa grande metafora del cibo, del pane degli angeli, di questo cibo spirituale, ma non solo spirituale, perché ricordiamoci sempre che per comprendere la Commedia noi non possiamo sottrarla dal suo elemento di realtà. E si rivolge a noi, a noi che siamo, adesso sentiremo Valentina che ci legge questo bellissimo testo, che siamo in una piccola barca ancora, siamo in una piccioletta barca e siamo vogliosi, desiderosi di ascoltare, di apprendere. Ecco, torna questo bisogno che già Aristotele aveva detto, questa sete naturale dell'uomo di conoscere e che ci deve portare a sollevare lo sguardo, quindi a non vivere nell'immediatezza, nel soddisfare gli istinti, questo è proprio degli animali, ma di guardare in alto, di comprendere il nostro limite e cercare in tutti i modi di superarlo. Ecco, diamo tramite Valentina, che portavoce di Dante, la parola a Dante per l'incipit del secondo canto del Paradiso. O voi che siete in piccioletta barca, desiderosi di ascoltare, seguiti dietro al mio legno che cantando varca, tornate a rivedere i vostri liti, non vi mettete in pelago, che forse, perdendo me, rimarreste smarriti. L'acqua che io prendo giammai non si corse, Minerva spira e conduce mi Apollo, e nove muse mi dimostran l'orse. Voi altri, pochi, che drizzaste il collo per tempo al pan degli angeli, del quale vivesi qui ma non sen vien satollo, metter potete ben per l'alto sale vostro navigio, servando mio solco, dinanzi all'acqua che ritorna eguale. Quello che dicevo prima, Dante, vedete, utilizza un tessuto poetico ricco di allegorie, questa grande immagine del mare. Dante è un po' una guida, è un apripista, è un argonauta che parte, non a caso poi verranno menzionati subito dopo gli argonauti, che parte, apre la strada e condivide la rotta con noi, proprio in nome del gustare insieme, in una sorta di convivio, anche qui, culturale e umano insieme, questo pane così alto, naturalmente qui siamo nel Paradiso e la conoscenza tocca veramente il vertice, e richiede quello sforzo di superare il limite dell'umanità. Ecco perché vengono anche invocate le muse, naturalmente viene invocato Apollo. Apollo è invocato non naturalmente perché Dante credesse ad Apollo, è uno strumento retorico per indicare che la materia è talmente alta, quella del Paradiso, dove appunto si parla di Dio, si parla dell'intoccabile, dell'intellegibile per lo spirito umano, che c'è bisogno del massimo dell'ispirazione poetica. E qui c'è questo, come ricordava giustamente la preside, la richiesta dell'impegno da parte dell'uomo per comprendere anche quello che non è facile. Quindi Dante ci pone, ci sfida in questa capacità che l'uomo ha per natura di andare oltre e di avere la forza di superare il limite. E questo, tuttavia, richiede da parte dell'uomo l'umiltà del sapere.
se l'uomo ha questa necessità quasi fisiologica di conoscenza, tuttavia non deve diventare, e qui ritorniamo allo scopo da cui siamo partiti, vi ho detto prima, Dante scrive il Convivio perché vede che il sapere sta diventando troppo specialistico in mano a pochi, che lo utilizzano anche per diventare ricchi, per farsi pagare per le loro prestazioni. Ma questo cosa richiede? Richiede da parte di chi è in questo percorso intellettuale, vive questa sfida intellettuale, la capacità dell'umiltà dell'ascolto e anche quella di trasformare in conoscenza quello che viene appreso. E qui concludo con questo bellissimo passo del quinto canto del Paradiso. Qui è Beatrice che parla. Dante aveva chiesto delle spiegazioni a Beatrice relativamente a un fatto molto, virgolette, tecnico: come mai spesso gli uomini vengono meno ai voti? C'è l'episodio di Piccarda Donati, pochi nel terzo canto, quindi di una monaca costretta a uscire dalla vita monacale che pure ha scelto forzatamente per sposarsi. E Dante si chiede: come mai è possibile venir meno a un voto di Dio fatto di fronte a Dio? E Beatrice spiega. Beatrice è, in questo caso, nel Paradiso, l'allegoria della teologia, e si pone naturalmente come maestra per noi uomini. Dante è l'emblema dell'uomo, appunto, che deve conoscere e superare il limite. E conclude con questa bellissima frase che lascio come monito e che sentiremo adesso da Valentina, che non fa scienza, non diventa conoscenza, senza che noi abbiamo la consapevolezza di aver appreso e di aver trattenuto dentro la nostra memoria, quindi aver fatto ancora una volta carne della nostra carne, quel pane, quel sapere che appunto è tipicamente umano. Conviene ancora sedere un poco a mensa, però che il cibo rigido che hai preso richiede ancora aiuto a tua dispensa. Apri la mente a quel ch'io ti paleso e ferma il vietro, che non fa scienza senza lo ritenere, avere inteso. Di insegnarci molto senza farci sentire piccoli. Credo sia uno straordinario dono che dovrebbe essere nel DNA di chi fa questo mestiere, e ricchissimo il suo intervento. Soffermiamoci su alcuni aspetti. È partito da una domanda interessante: conoscenza solo per pochi o è il dovere di tutti raggiungerlo? Concetti come la condivisione del sapere, il volgare per abbattere i muri, le barriere, la qualità è straordinaria, l'elitarismo, concetto di amicizia, di pane della sapienza di cui l'uomo deve nutrirsi. E poi un concetto importante, torniamo sempre alla fondamentale presenza di Dante anche fra i giovani, è nostra. Torniamo a rileggerlo, è sempre un viaggio meraviglioso. Il sapere porta alla libertà, partendo però dall'umiltà, dal saper ascoltare. Sono insegnamenti di una qualità notevole. La consapevolezza del limite per arrivare alla conoscenza e poi salire, andare oltre, per essere liberi, per non essere ignavi, per non commettere quei peccati che prima ancora che individuali per Dante sono sociali. E la commedia è proprio questo, è un dono di conoscenza che Dante fa a tutti, magari anche nella sua superbia, ma forse nel tentativo di farci un dono, e quel dono è anche l'ultima chiamata, potremmo definirla così, per la salvezza. Grazie, professor Audano, davvero bravo.
nella sua formazione ed esperienza didattica si è dedicato allo studio del rapporto tra immaginario letterario e cinematografico e tra psicanalisi e letteratura, con uno sguardo particolare alle strutture narrative e agli archetipi e modelli ricorrenti in diverse culture e tradizioni letterarie. In tale prospettiva ha curato, sempre al Liceo Marconi del Pino, un corso integrativo sul linguaggio cinematografico e ha tenuto corsi di formazione rivolti ai docenti, promuovendo anche, in collaborazione con altre istituzioni, iniziative inerenti alla cultura dello spettacolo e alla sfera dei diritti umani, come il progetto Cinema Incontri, il progetto Nuovo Cinema Liguria. Negli ultimi anni si è dedicato alla docenza di letteratura e cinematografia presso varie istituzioni, l'Unità di Lavagna, i corsi di cultura di Chiavari, l'Associazione Futura di Lavagna. Per queste due ultime istituzioni ha tenuto nell'anno accademico 2021 corsi ed eventi culturali online, ad esempio La visione di Dante, rintracciabile su YouTube. Sempre nel 2021 per Officina Lavagnese ha discusso il tema I mani dell'Africa, il cuore di tenebra dell'Occidente, Joseph Conrad. Ha presentato negli anni numerose rassegne cinematografiche, ha diretto la giuria giovane, ha partecipato a numerosi incontri con le scuole su tematiche relative ai diritti umani. Ha contribuito con un corso di sceneggiatura alla realizzazione del film Il pianeta degli uomini insieme con la scuola media Ilaria Alpi, comprensivo Chiavari 2 di Chiavari. Recentemente ha riaperto la sua attività in presenza per Officina Lavagnese con un incontro di letteratura e cinema sul tema Albert Camus, un impegno per la vita, visibile anche online. E ha rinnovato la sua attività di docenza. Con lui faremo un viaggio nel cuore di Dante, del Dante umano, del Dante letterato, quindi a lui la parola, viaggio a Beatrice. Aspettate a battere le mani perché mi dovete sentire. Comunque, prima di tutto anch'io ringrazio calorosamente, prima di tutto voi che siete venuti ad ascoltarci. Vedo molte persone conosciute, mi fa piacere. Ringrazio il professor Urano, che è un vecchio amico, perché ci conosciamo da diversi anni, anche se lui è più giovane di me. E ringrazio la professoressa Salmoiraghi che così gentilmente mi ha introdotto e sta così gentilmente anche rendendo questo incontro un po' meno, potrei dire, un po' meno dotto, no? Perché, non perché lei non dica cose elevate, ma perché c'è bisogno di un tocco femminile, no? Un tocco femminile che è quello che poi possiamo vedere anche proprio nell'animo di Dante, che tutti avete sentito, un personaggio così austero, così impegnato, ma che ha avuto tutta la sua vita, no, illuminata da questa immagine femminile, che, come sappiamo, è stata anche variamente interpretata dal punto di vista allegorico e anche simbolico, ma che forse per questo, in tanti anni di critica letteraria, ha finito per perdere di fronte così all'opinione comune quella potenza di archetipo che Beatrice ha in tutta la Divina Commedia, proprio in questo viaggio, che potevo dire il viaggio dell'eroe, no? Come si legge nel titolo di un saggio di Christopher Vogler, che proprio tratta degli archetipi narrativi che possiamo ritrovare in numerose opere. E qui appunto spiego la mia posizione per quello che riguarda il rapporto cinema-letteratura in poche parole, naturalmente. Dante e Beatrice. Sappiamo che questo rapporto, questa immagine è stata, come dire, oggetto di talmente tanti studi che sarebbe stato quasi impossibile qui poter dire tutto quanto ciò che è stato detto riguardo all'argomento, ma poco invece si è studiato del rapporto fra, potremmo dire, questi archetipi che possiamo definire junghiani, Beatrice come per esempio immagine junghiana dell'anima, che poi ritroviamo proprio anche in molti film, e oggi ho portato un esempio che è quello di The Tree of Life, cioè l'albero della vita di Terence Malick. Come dire, Dante è Dante, c'è tutto il suo patrimonio di sapere teologico, filosofico, linguistico, possiamo dire moltissime cose su questo,
però Dante ci tocca perché è capace proprio di stimolare in qualche modo in noi quelle immagini profonde che appartengono all'io profondo, che è l'inconscio personale ma anche l'inconscio collettivo, che guida poi la narrazione nelle favole, in molti romanzi anche in maniera inaspettata e anche appunto in molti film. Per questo ho citato Vogler, perché è un docente di sceneggiatura e nella sceneggiatura vediamo che certi modelli archetipici ritornano. Questo naturalmente senza voler togliere nulla alla grandezza di Dante e alla grandezza della figura di Beatrice, anzi è il contrario, no? Per mostrare proprio come questa profonda capacità di colpirci, e lo sentiremo anche da alcuni versi che Valentina leggerà, che Dante ha, sono proprio dovuti a questa possibilità che gli ha di toccarci in alcune note fondamentali del nostro animo e anche del nostro, diciamolo pure, percorso spirituale, percorso psicologico personale. Allora, uno dei dibattiti più, potrei dire, inutili della storia della letteratura italiana è stato se Beatrice sia esistita oppure no. Dico inutili perché è chiaro che Beatrice è un'immagine interiore che appartiene appunto al percorso spirituale e psicologico di Dante. Questo non toglie che Beatrice possa realmente essere esistita e ne abbiamo testimonianze. Una testimonianza che voglio citare è quella importante del Boccaccio, che se non sbaglio nel 1363 ricorda come la famiglia di Folco Portinari, che viene generalmente considerato il padre di Beatrice, avesse organizzato, quando Dante aveva 9 anni, una festa il giorno di Calendi Maggio. Calendi Maggio, il 1° maggio, è sempre stato festeggiato. Oggi è festa del lavoro, ma anche anticamente veniva festeggiato come inizio della bella stagione, no? E come dice lo stesso Boccaccio all'inizio di una bellissima novella del Decameron, e cioè la novella di Guido Cavalcanti, era una delle belle usanze della città di Firenze di fare feste in cui si invitavano anche i forestieri, eh? E probabilmente, da quel che dice il Boccaccio, Folco invita il giorno di Calendi Maggio i vicini. Siamo nel sestiere di Sesto San Piero, dove abitavano i Portinari, famiglia ricca e importante, ma non magnatizia, come del resto non erano neppure gli Alighieri, perché per quanto Dante rivendichi la sua nobiltà attraverso il cacciaguida, no? Come tutti sappiamo, apparteneva a una famiglia che potevo definire borghese, anche se importante, non tra le più importanti. I più importanti erano i Cavalcanti, i Donati, altre famiglie fiorentine erano più importanti, sia degli Alighieri che dei Portinari. Comunque i Portinari erano importanti anche perché avevano affari con i Bardi. I Bardi erano una famiglia di banchieri che si ricordano anche per il Boccaccio, che il cui padre e lui stesso erano stati agenti dei Bardi. Bene, quindi in questa festa cosa accadeva? Che spesso, nell'usanza del tempo, le donne stavano da una parte e gli uomini dall'altra. I bambini però erano liberi di giocare tra di loro e si parla di questa bellissima bambina, un angelo viene definita anche, che con la sua bellezza, la sua anche modestia, le sue virtù, colpisce da subito il giovane Dante. Ora, Dante, come dicevo, aveva 9 anni, Beatrice ne aveva 9 mesi meno di Dante, cioè quindi aveva poco più di 8 anni, e era vestita di rosso. Questo non lo dice Boccaccio, ma lo dice Dante, in un'opera a cui dobbiamo dare credito, anche se è un'opera di immaginazione e in un certo senso possiamo dire il romanzo di Beatrice. Quest'opera è La Vita Nuova, vita rinnovata proprio dall'amore per Beatrice.
Ebbene, Dante da quel momento rimane colpito intimamente, fortemente da questa immagine. Potrebbe sembrare buffo, no? Che un bambino di 9 anni si innamori perdutamente di una bambina. Ma appunto, cito chiaramente, in senso anche un po' riduttivo, Jung, nel dire che è anche studiosi di Jung come Marie-Louise Confranz e Adriana Mazzarello, che ha scritto proprio un importante testo critico sulla ricerca di Beatrice in Dante, a quell'età spesso si formano delle immagini che hanno una funzione importante nella vita di una persona. Chiaramente devono essere ravvivate poi queste immagini, no? Quindi il percorso spirituale, il percorso psicologico di Dante ravviva questa immagine, di per sé sarebbe caduta. Comunque Dante nella vita nuova ci racconta ancora come avesse cercato ancora di vedere questa bambina che tuttavia proprio per la sua virtù fa sì che la ragione, perché c'è questo conflitto tra amore con la maiuscola, perché è l'amore che risale ancora, diciamo così, alla poesia cortese, ma per Dante diventa qualcosa di più, è l'eros inteso nel senso più profondo, amore deve essere governato da ragione, e quindi Beatrice non fa mai nulla che si possa dire sconveniente. Del resto poi le ragazzine, quando entravano in età adolescenziale a Firenze, spesso venivano chiuse in casa e poco vedevano gli altri, soprattutto non vedevano nessuna persona di sesso maschile. E quindi Dante la rincontra quando? Quando Beatrice in realtà è sposata. Sposata a 15 anni, poi Dante la incontra probabilmente a 17, quando lei ha 17 anni, ed c'è il famoso secondo incontro di Dante, 9 anni dopo il primo incontro. E questo incontro è fondamentale. Beatrice questa volta è vestita di bianco, quasi a indicare la sua purezza. Beatrice quella volta gli ha concesso il saluto che per Dante è salvezza, no? Ora non vi racconto tutta la vita nuova perché non avremo neppure il tempo di farlo, ma è importante capire che da quel momento si muove in Dante qualcosa, quindi c'è un sogno famoso che accompagna questo episodio, è un sogno famoso che è anche presago della futura morte di Beatrice. Dunque, arriverà, ovviamente non posso raccontare tutta la vita nuova, ma arriverà il momento in cui Dante perderà Beatrice, e la perderà dopo un'immagine di nuovo interiore, cioè una visione, un sogno angosciante, in seguito al quale scrive Donna pietosa di novella etate, cioè una canzone che ci mostra come gli attributi di Beatrice e i segni, i prodigi che hanno accompagnato la sua morte molto richiamino quelli che hanno accompagnato la morte di Cristo. E c'è anche un momento in cui c'è come una sorta di ascensione in questo sogno, visione di ascensione di Beatrice al cielo. È da qui che possiamo dire che Beatrice assume la funzione di donna, potremmo dire cristofora, uso questa espressione, cioè portatrice di Cristo, perché è stata usata non a caso anche da Montale in riferimento a Clizia, cioè Irma Brandeis, cioè la nuova Beatrice per Montale. Irma Brandeis che era, non era nient'altro che, cioè era una donna, una scrittrice ebrea americana di grande valore, ma era anche una grande dantista, amica di quel Singleton che ha scritto 2 famosissimi saggi su Dante, sulla Divina Commedia, cioè il saggio sulla vita nuova, 1949, e A Journey to Beatrice, e cioè Viaggio a Beatrice. Ha scritto poi anche, purtroppo non mi risulta che ci sia la traduzione italiana, ve lo traduco in italiano, L'irriducibile visione, che è un importante articolo. Singleton è stata una persona fondamentale per capire tutta la problematica dantesca. Ma torno sul discorso di prima. Figura cristologica, sicuramente,
Beatrice, ma anche intima figura dell'animo del nostro poeta. Cioè non è, lo sentiamo da come, dalla commozione con cui lui si rivolge a questa figura. Dunque Beatrice muore e c'è, come sicuramente il nostro professor Laudano ha voluto anche lasciare intendere, c'è la donna gentile, no? Che si può associare anche all'esperienza filosofica. Ma questa presenza, questo studio della filosofia non basta, è qualcosa di ricco, importante, che Dante poi appunto continuerà con il convivio. Non vi ho parlato della cronologia della Vita Nuova perché è difficilissimo stabilire quando Dante scrive testi poetici già dai primissimi incontri con Beatrice, non a 9 anni ma a 18 sicuramente, e poi però li raduna con una visione a posteriori, cioè la memoria, lo scriba che scrive questo libello, lui si pone come narratore scriba, rivede con un senso nuovo tutto ciò che gli è accaduto nella prima giovinezza, gli ridà un senso, per questo è un prosimetro la Vita Nuova, e i commenti sono un po' come le Vidas, le Rasos dei Provenzali, cioè sono racconti autobiografici, biografici e anche spiegazione delle ragioni di questi testi. Beatrice appunto muore, ma Dante in qualche modo nell'elaborazione del suo lutto si allontana da lei. Viene richiamato a Beatrice quando scriverà un sonetto, che adesso vi legge Valentina, un sonetto in cui Dante, con il desiderio, che qui con metonimia è definito sospiro, può giungere là dove egli pensa che la sua donna trionfi, e cioè oltre la sfera che più larga gira, oltre la sfera del primo mobile, nell'empireo, cioè quella dimensione in cui tutto è immobile perché è immerso nella luce e nella contemplazione di Dio. È là Beatrice, ma Dante non è ancora degno di raggiungerla. Dante può soltanto, col sospiro, col desiderio suo, giungere là. Valentina Vitali. Gira, passa il sospiro che esce dal mio cuore, intelligenza nuova, che l'amore piangendo mette in lui, pur su lo tira. Quando egli è giunto là dove desira, vede una donna che riceve onore e luce sì, che per lo suo splendore lo peregrino spirito la mira. Vede la tal che quando mi ridice io non lo intendo, si parla sottile al cor dolente che lo fa parlare. So io che parla di quella gentile, però che spesso ricorda Beatrice, sicch'io lo intendo ben, donne mie care. Vedere come Beatrice nella sua vita terrena fosse chiamata Bice in realtà da molti, no? Come Durante, cioè Dante, vedeva appunto abbreviato il suo nome, così si faceva a Firenze. Però il padre di Beatrice la chiamava Beatrice. Dante sottolinea nella Vita Nuova come, non nominando il padre chiaramente, come chi la chiamasse Beatrice non capisse realmente il potere, il valore del suo nome. Beatrice è colei che beatifica, Beata Beatrix sarà nominata così anche da Dante, Gabriele Rossetti, perché ha ispirato anche tanta pittura, tanta arte, per esempio i Preraffaelliti, che potete osservare facilmente se avete la fortuna di andare a Londra in questo
periodo alla National Gallery, anzi alla Tate Gallery, mi sbaglio, alla Tate Gallery. Bene, allora, tornando a noi, quindi adesso inizia un nuovo momento, inizia il vero viaggio di Dante, il viaggio per tornare a Beatrice. Come spesso accade nel viaggio dell'eroe di cui ci parla Forler, c'è un dubbio. L'eroe, quando si trova, come dire, in quell'opera al nero, possiamo dire così, che è l'inferno, in quel momento di estrema caduta, no? Che nell'alchimia è l'opera al nero, trova Virgilio. Virgilio è appunto la filosofia, è la ragione, che Beatrice anche comprenderà, ma Beatrice è qualcosa di più. Ed ecco che una donna, Beatrice, gli viene in soccorso, ma questa donna è inviata da altre due donne, no? Lucia e la Vergine Maria. Questo gli dice Virgilio in passi notissimi del secondo canto dell'Inferno, dove vengono espressi i dubbi di Dante. È da notare che, come ha nominato Beatrice in poesia per la prima volta nel sonetto che è stato letto, ora Beatrice è rappresentata secondo i canoni stilobistici ancora, è capace di muovere Dante così che alla fine del canto dice in prima persona entrai, cioè è entrato nella dimensione più oscura dell'inferno, ma questa volta con forza, con decisione, no? Mentre prima dubitava, ora può finalmente entrare nella città dolente. Proseguendo in questo viaggio, naturalmente qui abbiamo il bisogno di un supporto, diciamo così, un po' dottrinale, che ci rimanda a quella allegoria dei teologi di cui ci parlava prima il nostro collega, e l'allegoria dei teologi che rimanda analogicamente alle cose più alte, riporta, innalza alle cose più alte del divino. Beatrice quindi sempre più diventa immagine di Cristo. Alla fine del purgatorio potremmo dire che abbiamo Beatrice come giustizia, perché due sono i movimenti dell'intelletto e della volontà che guidano Beatrice. Sono la conversio, cioè la conversione dell'anima a Dio, dico queste cose prendendole in prestito da Singleton, e la justificatio, cioè la giustificazione, che significa l'avvento della giustizia nel cuore. Beatrice, che prima presentava quei segni cristologici, ora, alla conclusione del purgatorio, dopo l'apparizione di Matilda e di altre figure femminili importanti, appare in tutto il suo trionfo, appare trionfante per giudicare, e come giudice, proprio come giudice, come Cristo il giorno del giudizio, giudica Dante. Ma questo giudizio non è disgiunto dall'amore, e quindi in qualche modo per la prima volta Beatrice come confessasse indirettamente il suo amore per Dante. E arriviamo alla poesia del Paradiso, che naturalmente ho tempo e forze troppo esigue per poter approfondire, ma Beatrice non solo svolge quella funzione importantissima di teologia e così via. Beatrice ormai, usando un'espressione di Auerbach, è figura impleta, ormai ha raggiunto la pienezza del suo significato. Figura in perfezio in vita, cioè donna vera, umana, che piange per la morte del padre, vista nel suo tempo terreno, perché il romanzo della vita nuova, lo chiamo romanzo, è visto nel tempo, Beatrice è vista nel suo tempo di vita, ora è Beatrice nell'eternità, come figura ormai ricca, piena del suo significato, e allude anche a molti aspetti, molte cose, la grazia santificante,
ma soprattutto vorrei alludere a una cosa, allude a Sofia, cioè la sapienza. La sapienza è naturalmente la teologia, cioè la conoscenza del divino, ma è anche qualcosa che potevo dire di più profondo e razionale, cioè come una sorta di intuizione, nello stesso senso anagogico di cui ci parlava Sergio Urano, è un senso che non sempre può essere colto con la ragione, anzi la ragione non può coglierlo, perché ci solleva le cose di Dio, e le cose di Dio sono indicibili. La poesia del paradiso è ineffabile, Dante più volte lo dichiara, rivela la sua incapacità di descrivere tanto, e Beatrice, man mano che ci avviciniamo all'Empireo, è sempre più luminosa, i suoi occhi sono sempre più potenti. Ebbene, a questo punto arriviamo, potremmo dire, quasi alla conclusione del viaggio, e per la seconda volta Dante dovrà distaccarsi da Beatrice. Già aveva subito la separazione da Virgilio, ma Virgilio in qualche modo, che lui piange come amico nel momento del distacco, anzi come padre, è integrato però come ragione, usando sempre una terminologia junghiana, nell'io del poeta. Ora però il poeta deve raggiungere, come dire, il sé. Il sé si intende non solo il sé individuale, ma quel sé universale che potremmo far corrispondere appunto con la dimensione di Dio, dell'unus unus, come viene definito nella psicoanalisi, per meglio dire, psicologia analitica junghiana. L'unus unus, che cos'è? È quella unità cosmica e cosmologica in cui l'anima, no? Si perde però mantenendo in qualche modo anche la propria forma, la propria individualità. Dante deve arrivare, per così dire, a questo punto. Teologicamente deve arrivare alla visione di Dio, che può essere descritta soltanto per segni, perché non può andare al fondo della visione. Beatrice lo accompagna in questo ultimo momento, ma a un certo momento Beatrice non c'è più ancora una volta, come era scomparsa nella vita, ma Dante la può vedere grazie a San Bernardo che la indica nel terzo grado più vicino a Dio, nel suo trionfo. È trionfante, ma Dante sente ancora l'afflato del suo amore e della sua presenza, tutto ciò che Beatrice è stata per lui. Ed è a quel punto che Dante gli rivolge una celeberrima preghiera di ringraziamento, in cui per la prima volta chiama, con, potremmo dire, intimità religiosa, Beatrice con il tu. Prima c'era il voi cavalleresco, addirittura c'era la terza persona. Ora, per la prima volta ed unica della Divina Commedia, si rivolge a lei con il tu. Prego, Valentina, tocca a te. O donna in cui la mia speranza vige, e che soffristi per la mia salute in inferno lasciar le tue vestigie, di tante cose quant'io ho vedute, dal tuo podere e dalla tua bontate, riconosco la grazia e la virtute. Tu mai di servo tratto a libertate, per tutte quelle vie, per tutti i modi che di ciò fare avei la potestate. La tua magnificenza in me custodi, sicché l'anima mia, che fatta e sana, piacente a te dal corpo si disnodi. Così orai, e quella, si lontana come parea, sorrise e riguardòmi. Poi si tornò all'eterna fontana. Non c'è più separazione, perché anche se lontano, tra l'altro il mezzo che divide Beatrice da Dante consente che
la veda come vicina, anche se in realtà è molto lontana, no? C'è anche un po' questo gioco. In realtà è una separazione che non è una separazione, perché Beatrice gli ha dato tutto ciò che gli è servito per salvarsi, per andare oltre la sfera che è più larga gira. Bene, compare a quel punto San Bernardo che consentirà a Dante la visione della Vergine Maria, a cui contribuisce Beatrice con la sua preghiera, la quale Vergine Maria, con l'umiltà di cui essa è portatrice, in qualche modo emblema, consentirà a Dante l'ultima visione della più profonda e il perdersi nell'amore che muove il sole e le altre stelle, quindi in questa dimensione eterna e universale. Siccome vi ho promesso il riferimento cinematografico, all'albero della vita, molto sinteticamente per forza di cose, vi parlo appunto di questo film, L'albero della vita, The Tree of Life, che apparentemente racconta una storia del tutto diversa, ma in fondo ritroviamo archetipi simili. Abbiamo la storia di un uomo, Jack, interpretato da Sean Penn, che cerca un senso della sua vita, un senso che ha perduto dopo un lutto fortissimo, la morte del fratello, e anche per il conflitto nel suo animo tra due elementi: la grazia interpretata dalla madre, dalla figura della madre, e la natura interpretata dal padre. C'è anche qui un afflato di conoscenza, un conoscere se stessi, ma Dante prima di tutto è un uomo che cerca di conoscere, che è volto a conoscere se stesso per conoscere, e quindi alla fine c'è come una sorta di intuizione, vede come una sorta di oltretomba, gettando ogni maschera vede quest'unione, vede la madre, la vede in una dimensione che prima appare purgatoriale, poi angelica, trasformata appunto in archetipo dell'anima, l'anima, come vi dicevo, come elemento junghiano. Ed ecco che anche il mondo moderno, i grattacieli, il mondo moderno, l'alienazione del mondo moderno in cui è immerso, è illuminato improvvisamente dalla luce e appare un ponte verso un tramonto che significa la fine della vita, ma anche una nuova luce che compare poi grazie a un artificio artistico che si chiama Clavilux. Vi lascio quest'ultima immagine dall'albero della vita, sono pochi minuti, e vi ringrazio per l'attenzione.
quest'ultimo è l'effetto ottico del Gravilux. Scusate. Concludo dicendo solo una cosa. Ho fatto fatica a trovare film che in qualche modo c'entrassero con la Divina Commedia, perché anche quei pochi che si sono interessati, magari anche degli aspetti esoterici, per esempio di Dante, René Guénon, parlo di uno scrittore, cose, Gabriel Nero che ha fatto un film su questa visione esoterica di Dante, sinceramente sono deludenti. Invece l'aspetto intimo più importante di Dante lo trovo in molti altri film, ma che non sono riferiti direttamente alla commedia. C'è proprio questa ripresa di, evidentemente, di immagini significative a livello profondo. Bene, grazie di nuovo. E... grazie professore, interessantissimo riferimento all'inconscio collettivo, a Dante che riesce a toccarci il cuore e l'anima, non solo a noi, ma se è riuscito a toccarla sicuramente qualche effetto ci sarà stato anche sul Terence Panic, sicuramente così. Sogni, visioni, Beatrice salvifica, Beatrice che dà la forza a Dante. E Dante incontra molti personaggi nella commedia, c'è un unico personaggio che lo chiama per nome, un unico personaggio che si rivolge chiamandolo Dante ed è Beatrice. Siamo nel canto trentesimo del Paradiso, e no scusate, del Purgatorio, e Dante nel Paradiso, quando lo imbrotta, sì, perché Beatrice si rivolge a Dante dicendogli: Dante, perché Virgilio se ne vada, non piangere anco, non piangere ancora, che piangere ti conviene per altra spada. E invece al contrario c'è un unico personaggio, qui lascio un piccolo link all'avvocato Paone, alla dottoressa Botelli per un prossimo convegno, perché al contrario c'è un solo personaggio che Dante chiama per nome ed è Francesca, canto quinto dell'Inferno, versi magnifici: Francesca, i tuoi martiri a lagrimarmi fanno triste Pio. E anche su questo si potrebbe approfondire, sì, esatto, moltissimo. Grazie, grazie tantissimo a lei, grazie, lascio la parola all'avvocato Paone, a tutti voi auguro una buona serata, grazie per essere stati con noi, speriamo di rivederci presto e come speriamo tutti in presenza. Grazie, grazie davvero per l'opportunità che oggi ci avete dato. Mi complimento con il professor Aldaro e il professor Lazzarin per la chiarezza espositiva e per la ricchezza degli interventi. Con la professoressa Salmoiraghi per la bravura con cui ha moderato l'incontro, per la sintesi, e con Valentina per la splendida interpretazione. Siccome non voglio rovinare questo momento magico, mi taccio e ricordo solo una cosa: il nostro prossimo intervento, siccome siamo itineranti, il 26 saremo a Rapallo, il 26 novembre, con un tema, diciamo, più delicato, che è la violenza contro le donne. La tavola rotonda ha come titolo i crimini in nome dell'amore, la violenza sulle donne nelle relazioni d'affetto. L'evento è organizzato in collaborazione con AIFAF Liguria, patrocinato dal Comune di Chiavari, e sarà organizzato come tavola rotonda. Avremo il piacere di ospitare la dottoressa Stagnaro, pubblico ministero a Milano che si occupa delle fasce deboli, l'avvocato Liana Maggiano, presidente dell'AIF Liguria, modererà la nostra, che saluto, che è qua la nostra socia Anita Liboraci, e avremo il dottor Sica, psicologo, psicoterapeuta e presidente dell'associazione White Dawn. Per febbraio invece, non so se in sala, il nostro socio, il professor Giberti, si sta facendo una sorpresa, sta organizzando un evento particolare dal titolo Il cammino primitivo di Santiago de Compostela. Tra i vari personaggi dovremo riuscire ad avere Isabel San Sebastian, che è una scrittrice, opinionista, giornalista molto famosa a Telecinco. Vi dico solo che ha scritto e ha venduto, meglio, ha scritto e ha venduto circa 500.000 copie. I nostri soci, i nostri amici riceveranno ovviamente tutti gli incontri con la solita mail. Per tutti gli altri avete due possibilità: o dal 1° di gennaio
diventate amici del Conviglio, e questo sarebbe un grosso piacere. Sul nostro sito www.ilconvigliodeltiguglio.it potrete stampare il modulo per l'adesione e allegato il modulo della privacy. Per chi invece non fa questa scelta, io invece consiglio di fare, ci potrà riconoscere i nostri eventi sempre sul sito oppure sui nostri social. Vi ringrazio per essere stati presenti e vi auguro buona domenica. Grazie ancora.